Tre leggende dello sport azzurro, Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta, rispettivamente nel tennis, nel calcio e nella pallavolo, all'Aquila oggi per la tappa finale di un campione in famiglia, iniziativa che ha come claim lo sport come scuola di vita, una manifestazione che ha coinvolto tantissimi ragazzi, bambini e famiglie alla villa comunale, con un vero e proprio villaggio allestito, con campi da tennis, calcio e pallavolo, dove tre campioni dello sport hanno giocato con tutti. L'evento ha avuto come obiettivo quello di promuovere attraverso lo sport il divertimento, la socialità e uno stile di vita sano e partecipativo. Lo sport arriva dopo, la cosa prioritaria, l'attività prioritaria è animare nei bambini la voglia di aggregarsi attraverso il gioco. Non è un caso che Lucky esca dal televisore di Rai Play, Rai Yo-Yo e anima nella Lucky Squad all'interno del cartone animato delle cose che possono essere utili per il loro divertimento. Ecco che Lucky diventa Andrea Lucky Lucchetta, che è qui nella piazza dell'Aquila. Più di 250 ragazzi con altrettante 400 componenti delle famiglie stanno qui per vivere una giornata meravigliosa. Lo sport lo sappiamo, è vita, è socializzare, è inclusione. È divertimento, è passione. E poi lo sport ti aiuta a crescere bene, perché ti insegna anche le regole. E nella vita le regole sono importantissime. E io dico sempre che scuola e sport devono essere un binomio che va assolutamente d'accordo. Quindi vai a vedere una piazza con tanti bambini, genitori, papà, mamma. Oggi è la loro festa, quindi noi siamo qui in queste 2 ore, 2 ore e mezza. E li facciamo divertire. Fare sport con il sorriso è l'aspetto principale di questa nostra mattinata. È una giornata di sport dedicata proprio alla famiglia, vera e propria, qui i bambini, i genitori, i nonni. È questo lo spirito di un campione in famiglia, cioè far passare una mattinata di grande spensieratezza facendo sport e stando insieme e divertirci insieme.